Ma quando si parla di imposta sul valore degli immobili situati all'estero o IVIE, si fa riferimento a una forma di imposizione sul valore degli immobili all'estero che è stata introdotta nel nostro ordinamento a partire dal 2012. In linea di massima i soggetti passivi dell'IVIE sono le persone fisiche residenti in Italia e a partire dal 2020 gli enti non commerciali, quali ad esempio trust e fondazioni e le società semplici ovvero gli enti equiparati, in tutte quelle situazioni nelle quali tali soggetti detengono immobili appunto situati all'estero. L'elemento di collegamento tra soggetto passivo e immobile è rappresentato tipicamente dalla sussistenza di un diritto di proprietà o di un diritto reale di usufrutto, ovvero dall'ipotesi di concessione per immobili di carattere demaniale o di conduzione mediante contratti di locazione finanziaria. L'ambito di applicazione è molto ampio perché comprende fabbricati, aree fabbricabili e terreni e rimangono esclusi dalle vie per l'armonizzazione con i principi che oggi disciplinano l'IMU sugli immobili in Italia. Quegli immobili che sono destinati all'abitazione principale a condizione che gli stessi non siano immobili cosiddetti di lusso. La base imponibile dell'IVIE è determinata con modalità differenti in funzione del fatto che l'immobile si trovi in stati appartenenti all'Unione Europea o in stati appartenenti allo spazio economico europeo da una parte, ovvero in tutti gli altri stati. E in linea di massima è costituita o dalla base imponibile per come determinata ai fini delle imposte patrimoniali abituali degli stati esteri, ovvero dal costo complessivamente sostenuto per l'acquisto. È un'imposta che va liquidata nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi, quadro europeo dedicato al monitoraggio fiscale, e che fino al 31 dicembre 2023 era applicata con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, determinato appunto secondo le specifiche disposizioni che caso per caso trovano applicazione. La legge di bilancio 2024 ha elevato il prelievo che è effettuato dallo Stato italiano con riferimento agli immobili detenuti oltre confine per il tramite appunto dell'applicazione dell'imposta cosiddetta IVIE. Dal 1 gennaio 2024, infatti, è previsto un incremento dell'aliquota di tale imposta dallo 0,76% all'1,06%. È un innalzamento di aliquota di carattere generalizzato che si applica quindi nei confronti di tutti gli immobili che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta. E pertanto i soggetti che ad oggi sono incisi dalle vie sconteranno nel complesso una maggiore imposta patrimoniale sugli immobili detenuti. Risulta difficile oggi prevedere se l'innalzamento influenzerà in effetti la propensione a considerare immobili all'estero per finalità di acquisizione ai fini del mero godimento o dell'investimento, ma sicuramente la maggiore onerosità giocherà un ruolo nella valutazione di convenienza in relazione alle opportunità che si presenteranno ai contribuenti di volta in volta. Dalle vie è possibile detrarre un credito d'imposta per l'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale che sia stata assolta nello Stato estero. Ovviamente la possibilità di tale detrazione è limitata nel limite dell'importo delle vie che sia dovuto in Italia. E per i soli immobili che sono situati in paesi appartenenti all'Unione Europea o in paesi aderenti allo spazio economico europeo, è consentita anche una detrazione del credito d'imposta per eventuali imposte di natura reddituale che siano gravanti sugli immobili oggetto di IVIE. Va osservato che le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta e poi quelle che sono le modalità operative per la sua determinazione presentano alcune complessità, anche solo relative alla fase di elaborazione delle relative evidenze documentali e in taluni casi anche incertezze di carattere interpretativo. È quindi un aspetto che va attentamente gestito e valutato in sede di applicazione e assolvimento dell'imposta. L'IVAF è l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, è un'imposta che colpisce persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed enti equiparati. Che appunto detengano all'estero prodotti finanziari. L'ambito applicativo dell'imposta è ampio, in quanto rientrano tutti gli attivi finanziari che siano riconducibili alla nozione di prodotto finanziario. Prodotto finanziario che ha trovato differenti declinazioni nel tempo e che è stato poi identificato in maniera ovviamente abbastanza ampia per ampliare la possibilità di tassazione in Italia di tali attivi. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore dei prodotti finanziari in linea di principio al 31 dicembre di ciascun anno e fino al 2023 l'imposta trova applicazione con l'aliquota dello 0,2% con possibilità di riconoscimento del credito d'imposta per le imposte di carattere patrimoniale assolte nello Stato estero.
La legge di bilancio 2024 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio l'aliquota dell'IVAF sia raddoppiata, passando dallo 0,2% allo 0,4%. Si tratta per fortuna di un aumento di aliquota che non è generalizzato, ma che si applica solo ed esclusivamente ai prodotti finanziari che sono detenuti in stati esteri che non consentono lo scambio di informazioni e che sono inseriti nella cosiddetta blacklist, ovvero nella lista degli stati e territori con regime fiscale privilegiato che è contemplata dal decreto ministeriale del 1999. Per completezza va osservato che la Svizzera è stata esclusa da tale lista a partire da luglio 2023 e che pertanto l'incremento non riguarderà gli attivi detenuti in tale stato. In tali casi va affrontato un incremento del carico fiscale con una duplice finalità, che è quella da un lato di disincentivare la detenzione di strumenti finanziari in giurisdizioni che abbiano barriere o ostacoli allo scambio di informazioni tra le autorità finanziarie e che quindi non assicurino piena trasparenza avuto riguardo alla posizione del singolo investitore, e dall'altro evidentemente dalla volontà di riattrarre in Italia base imponibile per l'incremento del gettito e far quindi fronte alle necessità di finanziamento delle esigenze statali.